innanzitutto ringraziare i presenti. Sono ormai diversi anni che osservo, studio, commento la politica nazionale e locale. E posso dire che raramente mi è capitato di assistere ad una partecipazione così viva in occasione di elezioni amministrative. Nell'epoca della disaffezione verso la politica e le istituzioni è entusiasmante vedere come una comunità prenda parte con passione a momenti salienti per il futuro della propria città. L'amore per Nola è ciò che accomuna tutti noi che stasera ci troviamo riuniti nella piazza intitolata Poglio Giulio Clemenziano, protettore della città. Un luogo emblematico questo, scelto da chi conserva memoria storica e intende riportare Nola ai fasti di un tempo. Così un noto filosofo descriveva la nostra città. La terra di Nola, su cui si riversarono le ceneri del Vesuvio, è una delle più fertili del mondo. Oltre che di prodotti agricoli, però, essa è ricca di reperti archeologici. Ne sono forniti moltissimi musei, italiani e stranieri. Terra molto generosa, dunque, che dispensa cibi e cultura. Nola, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, ha sempre prodotto caratteri forti e indomiti. Una citazione questa che ci fa pensare al nostro candidato sindaco, perché forza e coraggio sono le caratteristiche che maggiormente la contraddistinguono. Cinzia Trinchese. Cari nolani, oggi sono qui per condividere con voi il mio amore per la nostra terra. Quell'amore che ha animato la mia passione politica e ha dato vita a quel percorso di impegno costante per Nola, che stasera ci unisce qui in piazza per guardare insieme al futuro che ci attende. Il disegno che ci ispira e che muoverà ogni nostra azione futura è quello di una città migliore. Una Nola che non va solo immaginata, ma anche vissuta e amministrata differentemente. La scelta di candidarmi è maturata dopo attenta riflessione, come atto di responsabilità nei confronti della mia città. La città che tanto amo, qui sento ancora una volta il dovere di restituire tutto il mio impegno, la mia passione e la mia esperienza per vederla rinnovata. A contribuire alla decisione è stata anche la presa di coscienza del rischio che Nola e i suoi abitanti corrono nel caso in cui il governo della città dovesse cadere nelle mani di persone che da anni vivono in costante conflitto di interesse con la gestione del bene comune. Un'ipotesi che dobbiamo scongiurare in tutti i modi, unitamente al rischio di consegnare la nostra Nola nelle mani di una mucchiata di dilettanti allo sbaraglio. Ed è per questo che si è raggregato il centrodestra nolano, insieme alle principali forze politiche della nostra città, che hanno preso atto dell'esistenza di un progetto serio, solido e concreto. Oltre alla costituzione delle due liste civiche, siamo Nole al cuore di Nola, i cui candidati sono espressione diretta della mia affinità civica e politica. Ho ricevuto mandato incondizionato da parte di Lega e Forza Italia, attraverso i rispettivi coordinatori regionali Domenico Desiano e Gianluca Cantalamessa. Ho poi incassato l'appoggio da parte di Idea, Popolo e Libertà, di Gaetano Quagliariello. Sostegno che è stato ribadito nonostante l'eliminazione della lista per un cavillo burocratico, dal coordinatore regionale Michele Pisacane e dagli altri referenti locali, primo fra tutti Felice Mercogliano, che ringrazio ancora per la fiducia e la stima dimostrata alla mia persona e al lavoro che ho svolto in questi anni per la città. Pieno appoggio anche dai meridionalisti vesuviani e Lega Sud Ausonia e da Alleanza Riformista, tutte formazioni che hanno deciso di dare spazio a tanti giovani alla prima esperienza.
Una scelta motivata dall'importanza di una guida di natura prevalentemente politica della nostra città, anche in prospettiva di una maggiore forza nei rapporti con i livelli più alti dell'amministrazione pubblica e del governo centrale, al fine di ottenere quanto Nola necessita e quanto di cui ha diritto. Personalmente mi presento alla cittadinanza forte dell'esperienza conseguita nei 5 anni in cui ho ricoperto il ruolo di assessore. Penso alle mostre con cui abbiamo portato Nola grandi rassegne d'arte e di cultura, da Picasso a De Chirico, intercettando così un turismo inedito per la nostra città. Penso ai festival e alle manifestazioni che hanno coinvolto tantissimi ragazzi, la risorsa più preziosa che questo territorio possiede e che durante il mese di maggio hanno trasformato Nola nella città dei giovani. Abbiamo ospitato a Nola i maggiori studiosi di fama mondiale del pensiero bruniano, che si sono confrontati qui da noi per studiare e approfondire la filosofia del nostro concittadino. E pensate che i nostri avversari politici presentano questa idea come cavallo di battaglia del proprio programma elettorale, segno della mancanza di conoscenza di tutto ciò che in città è stato fatto in questi anni. Stiamo parlando di chi ha dichiarato di voler realizzare un museo dedicato a Giordano Bruno nel castello di Cicala, ignorando forse che è di proprietà dei frati Cappuccini e quindi non nelle disponibilità dell'amministrazione comunale. Così come la chiesa di Santa Chiara, di proprietà del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, concesso in momentaneo comodato d'uso a favore del comune, dove i nostri avversari vorrebbero fare ciò che invece noi abbiamo realizzato nella chiesa dei Santi Apostoli, di proprietà comunale, autentico gioiello paleocristiano, salotto culturale della città, prima inopinatamente chiuso al pubblico e restituito poi alla collettività in virtù di una proficua collaborazione tra pubblico e privato. Sì, proprio quella ricerca della collaborazione che costantemente ha segnato la mia strada e che ha visto coinvolti tutti gli enti del territorio, portandoci a raggiungere insieme importanti traguardi per la nostra città. Penso alla collaborazione proficua con le scuole, le associazioni, la curia vescovile, la sovrintendenza, museo diocesano e museo archeologico, con i quali abbiamo lavorato gomito a gomito per la promozione del territorio. Tra l'altro vedo presente nelle prime file l'amico Mario Cesarano, che può testimoniare quanto fatto insieme in questi anni. Penso per esempio alle giornate FAI di primavera. Nola è l'unica città non capoluogo di provincia ad avere una sede FAI attualmente allocata nella biblioteca comunale di Corso Tommaso Vitale. E questo ha consentito a centinaia di ragazzi delle scuole di Nola di poter vivere nelle vesti di ciceroni per un giorno un'esperienza unica, culturale importante e diventare promotori essi stessi dei beni culturali della propria città. Così come abbiamo avuto poi il coraggio di chiudere al traffico la bellissima Piazza Duomo, prima impropriamente utilizzata come parcheggio selvaggio, rendendola vivibile ai giovani e alle famiglie. Perché per fare politica ci vuole coraggio. Per amministrare bene ce ne vuole ancora di più, facendo scelte che a breve termine possono sembrare impopolari, ma che poi, se fatte esclusivamente per il benessere della collettività, contribuiscono a rendere la vita migliore per tutti noi. Nei mesi in cui ho avuto la delega all'arredo urbano, mi sono fatta promotrice dell'acquisto di giostre per bambini, realizzando il parco giochi a Piazzolla, implementando le giostrine nel parco Baden-Bauel, nel Rione Stella, a Polvica, installando le nuove nella villa comunale. Partendo dalle cose realizzate, alcune delle quali appena accennate, intendiamo approfondire l'opera di riqualificazione e rilancio della nostra città, puntando sulle sue grandi risorse e sul suo immenso capitale umano e materiale, ritenendo quindi di poter completare un percorso iniziato ed interrottosi anzitempo. Per questo abbiamo elaborato un progetto, un programma pienamente compiuto, ma nello stesso tempo aperto al contributo di tutti i cittadini, che possono già da qualche settimana interagire e proporre suggerimenti per ulteriormente migliorare il nostro progetto di impegno civico per la città, anche attraverso il sito internet cinziatrinchesesindaco.it.
La nostra proposta rappresenta il concretizzarsi di una visione politica meditata da tempo, con progetti studiati nei loro profili di sostenibilità economica, finanziaria ed ambientale, al fine di promuovere azioni effettivamente realizzabili da parte dell'amministrazione comunale. Per tale ragione abbiamo articolato il programma in punti e per ogni punto un progetto concreto. Al centro dell'agenda amministrativa trovano spazio interventi che toccano tutti i principali ambiti di competenza dell'ente comunale, dalla cultura al turismo, dall'istruzione alle politiche giovanili, dal lavoro alle politiche sociali, passando attraverso l'urbanistica, con una particolare attenzione all'abusivismo edilizio e al rispetto dei vincoli ambientali, i lavori pubblici, l'impresa, il commercio, i trasporti e la viabilità, l'ambiente e la riqualificazione del territorio, le politiche fiscali e il bilancio, la trasparenza e la semplificazione amministrativa. Qualcuno ha detto che non sono ancora sazia. È vero. Non sono ancora sazia di lavorare con serietà nell'interesse esclusivo della nostra città e di portare il mio contributo al fine di continuare quanto iniziato. Qualcun altro ha addirittura citato il Vangelo parlando di pagliuzza e trave. Da credente vi chiedo almeno di la decenza di non strumentalizzare e non parlate a vanvera. La politica è una cosa seria. Mai mi sottrarrei al confronto su tutto quanto riguarda l'azione amministrativa, anche se ribadisco di dover rispondere esclusivamente del mio operato quale assessore alla cultura nella precedente amministrazione. In quest'ottica respingo al mittente le accuse sul predissesto che, come già ampiamente chiarito, non esiste nelle dimensioni prospettate, ma ove esistente dovrebbero essere chiamati a risponderne in primo luogo rispettivamente l'assessore al bilancio, il presidente e il vicepresidente della commissione finanze, che fino ad oggi non hanno aperto bocca, tutti e tre candidati attualmente nelle liste avversarie. La mia forza è data dalla trasparenza e dalla rettitudine che hanno guidato ogni mia azione e dalla compattezza della mia squadra. Parto infatti da una coalizione solida, composta da giovani professionisti pieni di entusiasmo e da persone che hanno la giusta esperienza amministrativa. I nostri avversari si presentano come il rinnovamento, ma solo per amore della verità. E per smentire chi pavoneggia di essere il nuovo, voglio sottolineare che su 155 candidati nelle nostre liste, solo 12 hanno esperienze amministrative pregresse, mentre nell'altro schieramento, su appena 109 candidati, figurano ben 17 politici di professione, tra i quali spiccano capitani di lungo corso che siedono in consiglio comunale da oltre un ventennio. Senza parlare di chi addirittura trasmette il proprio seggio a moglie, figlio o generi, come se fosse un diritto ereditario avere un posto in consiglio comunale. Forse sono talmente abituati a sedere in consiglio comunale che pensano di non poter viverne senza. Sempre per amore della verità, lo stesso candidato sindaco Minieri è stato consigliere comunale nel 95. Nelle file di Alleanza Nazionale. E tra le file del rinnovamento figura anche Aniello Napolitano, tre volte già sindaco di Nola. Pensate che io nascevo nel 78, mentre Napolitano ricopriva la carica di sindaco. E oggi si presentano come il nuovo. Rinnovamento non si sa di cosa. La nostra, di fatto, sempre per l'amore della verità, è la coalizione con il minor numero di politici di professione, ma anche quella con la più bassa età media. Ho voluto coinvolgere in questa avventura cittadini che si sono sempre impegnati in prima linea per la tutela e la valorizzazione della nostra città, in politica come nel sociale, in consiglia e in giunta comunale, come nelle realtà associative e di volontariato,
tutti accomunati dal profondo amore per la nostra città e della fiducia nel suo enorme potenziale. Siamo uniti principalmente da una visione diversa del futuro. Vogliamo ridisegnare questi luoghi evitando che i tecnici di assalto di vecchia e nuova generazione possano compromettere irrimediabilmente il tessuto urbanistico di questa città. Eviteremo che ci sia il sacco edilizio già pronto a compiere. Ai tanti professionisti, colleghi che vedo qui presenti stasera, dico di immaginare l'assetto tecnico che si andrebbe a configurarsi. Da brividi. Un misto tra lobby di potere metropolitano e tecnici esperti nel monopolio della gestione di interi settori o distretti. È inutile fare nomi, tanto sono sulla bocca di tutti. Ma torniamo a noi. L'attenzione alle esigenze della comunità è ciò che più ci contraddistingue, insieme alla volontà di lavorare instancabilmente per la città e per il suo benessere. Non si tratta di una semplice dichiarazione di intenti, ma di un impegno concreto che intendiamo assumere nei confronti della comunità. Una concretezza che caratterizza il nostro programma di impegno civico per la città di Nola, concepito non come semplice manifesto elettorale finalizzato a raccogliere voti, ma come insieme di proposte realmente attuabili, economicamente sostenibili, pensate al solo scopo di perseguire il miglioramento del nostro territorio. Conosciamo le esigenze dei nostri concittadini e intendiamo tradurle in azioni volte al progresso e allo sviluppo della città. Come? Supportando le famiglie, scommettendo sui giovani, garantendo sostegno alle persone in difficoltà. Abbiamo quindi posto al centro della nostra agenda tutti i grandi temi che toccano le competenze dell'ente locale, nella piena consapevolezza delle problematiche che investono la nostra città e delle difficoltà che incontreremo nell'affrontarle. Ma le difficoltà non ci spaventano, ci rendono ancora più agguerriti e pronti a superarle. Mi piacerebbe condividere con voi già in questa occasione tutto il nostro programma per la città, ma mi soffermerò su alcuni temi che mi stanno particolarmente a cuore e che riusciremo a tradurre in azioni concrete nel breve termine. I giovani, le famiglie, le fasce più deboli, il commercio, le periferie. Siamo riusciti a ripopolare il centro storico attraverso la pedonalizzazione dello stesso, evitando che tanti giovani nel fine settimana fossero costretti a recarsi in altre città, dando a loro la possibilità di vivere Nola. Nell'anno di commissariamento sono spariti i controlli, ma noi siamo pronti a fare in modo che i giovani possano ritornare a vivere quegli spazi in piena sicurezza, assicurando la tranquillità anche ai genitori. Chiederemo una maggiore presenza delle forze dell'ordine nel fine settimana, in maniera tale che con la collaborazione della nostra Polizia Municipale si possa incrementare la lotta alla vendita dei superalcolici ai minorenni e allo spaccio di sostanze stupefacenti. La nostra coalizione ha anche pensato di attivare nel fine settimana il progetto Insieme al Centro, attraverso la predisposizione di un servizio navetta che, toccando punti nevralgici della città, ivi compresi le frazioni, possa consentire ai ragazzi non ancora muniti di patente e non solo, di muoversi liberamente, senza ricorrere costantemente all'ausilio dei genitori. In questi anni ho verificato che nel campo delle attività sociali è necessario prima comprendere quali siano i bisogni effettivi di quella parte della comunità che vive un disagio, per poi attivare quei progetti che effettivamente sono necessari, evitando la realizzazione di progetti inutili. Per esempio, abbiamo verificato che a Nola c'è bisogno di attuare, tra gli altri, progetti che impegnino il tempo dei ragazzi dopo l'uscita dalla scuola fino a tarda sera. Infatti, a differenza che in altre realtà del napoletano, da accertamenti fatti, risulta che tutti i nostri ragazzi la sera si ritirano presso le proprie abitazioni, ma molti di essi sono esposti a pericoli durante il giorno, in quanto non adeguatamente seguiti dai genitori.
Abbiamo quindi pensato al progetto Nuvola Dolce Nuvola, tenuto conto dell'esistenza in città dei tanti contenitori, biblioteca comunale, chiesa dei Santi Apostoli, convento di Santo Spirito, parco archeologico, auditorium, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo dell'associazionismo in particolare e del terzo settore in generale, allo scopo di promuovere attività di rete rivolte ai cittadini, in special modo alle fasce disagiate, tra le quali figurano i bambini e gli anziani. Continueremo a sostenere con forza il progetto del Dopo di Noi, cercando di rasserenare tanti genitori che sono assillati dal futuro dei propri figli diversamente abili. Abbiamo una mission per le periferie e per il rione IACP. Nei primi 30 giorni dell'insediamento della nostra giunta mi incontrerò con i cittadini della GESCAL per stipulare con loro un patto che li renda protagonisti. Il patto è necessario perché il Comune dovrà rendere gli spazi fruibili da parte della collettività, ma gli abitanti del rione GESCAL dovranno impegnarsi a diventare sentinelle del proprio territorio. Trasformare quindi grandi spazi aperti in parte in luogo di aggregazione con giostre, panchine ed altre attrezzature urbane e in parte in orti sociali, dando la possibilità in un periodo di grande crisi economica alle famiglie che manifestano la volontà di farlo, di coltivare i prodotti dell'orto sotto le proprie abitazioni. Questo tenendo conto dell'esistenza dei contenitori già presenti nel rione. L'auditorium ormai da un anno deve essere solo aperto e l'edificio all'interno del rione stesso, destinato ad attività sociali, è in fase di ultimazione. Sono convinta che nei prossimi 5 anni, attraverso la concretizzazione del nostro programma, ci sarà un'effettiva integrazione tra il rione IACP e la città, tenuto conto che fortunatamente è un quartiere che si trova all'interno del tessuto cittadino. Il resto è mera strumentalizzazione. Mi giunge voce che domenica i nostri avversari si recheranno nel rione in massa. Bene, spero che il corteo sia capeggiato dai soggetti che nell'ultimo anno di amministrazione hanno ricoperto l'incarico di assessore alle politiche sociali e all'ambiente, candidati oggi nelle liste avversarie. Allo stesso modo, per Piazzolla, nei primi 30 giorni riprenderemo il tavolo tecnico interrotto l'anno scorso con gli enti preposti, al quale parteciperanno anche i cittadini di Pianola San Gennaro, per verificare se esiste la possibilità tecnica di evitare gli allagamenti, così come faremo ripartire i lavori delle fogne e quelli di Pianola Castellammare, insieme a tutte le altre opere incompiute, ivi compresa via 20 settembre. Sarò io stessa garante dello sviluppo di Piazzolla a partire da una maggiore vivibilità. Per Polvica sarà sicuramente portato a completamento il cimitero cittadino. Per assicurare ulteriore sviluppo abbiamo previsto la creazione di un ufficio Europa, quale ponte tra l'Unione Europea e la città, a vantaggio dei cittadini ed enti, nonché quale fondamentale strumento di supporto dell'attività amministrativa. Oggi più che ieri bisogna essere pronti a raccogliere le sfide che nuovi tempi e le tecnologie ci lanciano. Pensate che nel giro di 20 anni nel mondo la maggior parte dei mestieri e delle professioni saranno completamente nuovi, così come dobbiamo fare i conti con l'epoca dell'e-commerce. Per cui è necessario che attraverso la collaborazione con le associazioni di categoria, regionali e nazionali, si facciano degli studi di settore al fine di verificare quali saranno le attività che nei prossimi anni possono trovare maggiore domanda nel nostro territorio, in maniera tale da indirizzare i nostri giovani verso attività che hanno mercato, evitando la fuga verso città pronte a raccogliere queste sfide. Potremmo soffermarci ancora su tanti punti del nostro progetto, che comunque esporremo negli incontri a farsi a partire da stasera, per rendere i cittadini consapevoli della bontà del nostro programma. Un programma smart, semplice, di cose fattibili, realizzabili e soprattutto visibili in poco tempo. Del resto, nessuna coalizione credibile può presentarsi alla cittadinanza senza un programma chiaro che metta al centro il bene esclusivo del territorio.
chi oggi si propone come forza alternativa alla nostra, mi lanta di essere una coalizione civica, salvo poi verificare ad ogni comizio la partecipazione di ex onorevoli della sinistra. Essa quindi appare piuttosto una mucchiata politica che mette insieme personaggi fuoriusciti per l'occasione, chi dal PD, chi dal Nuovo Centrodestra, chi addirittura da Forza Italia. Siamo curiosi di sapere come Minieri crede di poter tenere insieme anime così tanto distanti tra loro. Ma ciascuno di voi conosce invece il mio percorso e la serietà che ho sempre mostrato nel ricoprire il mio incarico, rapportandomi alla cittadinanza e consapevole delle difficoltà che si incontrano nell'amministrare una città. Mi affido al vostro buonsenso nel riconoscere ciò che è meglio per Nola. Vi invito ad ascoltare non solo le nostre proposte, ma anche quelle degli altri, con spirito critico, senza accettare eventuali mistificazioni. Sappiate discernere i fatti dalle bufale messe in giro, per confondere le acque da chi evidentemente non ha argomenti validi, o peggio ancora, da quelli che da sempre raccontano solo bugie per carpirne la buona fede delle persone, a cominciare dalla composizione delle proprie liste elettorali. Resto basita, credetemi, quando sento parlare del futuro di Piazza d'Armi e della questione legata alla caserma 48. Sento i nostri avversari che con tono imperativo raccontano che nella caserma deve essere insediata la cittadella giudiziaria. Evidentemente non sanno, e nessuno gli ha spiegato, che è di proprietà del demanio, unico soggetto titolato a deciderne l'utilizzo. Una decisione in cui il comune non può assolutamente entrare. Ma mi chiedo, questi tra loro non parlano? Penso di no, perché altrimenti gli avrebbero dovuto spiegare che il Ministero di Grazia e Giustizia in tante riunioni ha detto che per lo Stato sarebbe antieconomico, tenuto conto delle ingenti somme che ci vorrebbero per la manutenzione ordinaria e straordinaria, calcolate in una scala di tempo che loro misurano nell'arco di 100 anni. La vicenda delle fogne a Piazzolla, i lavori saranno completati, è solo una questione legata alla ditta giudicataria, colpita da interdittiva antimafia e che deve essere sostituita dalla seconda classificata. E anche questo i nostri avversari dovrebbero sapere. Il presunto predissesto di bilancio, ma di cosa parliamo? Degli 8 milioni che lo Stato ci deve riconoscere per le spese anticipate per il Tribunale? I mancati pagamenti dei tributi che Equitalia è tenuta a recuperare per conto del Comune? Tutti esempi di strumentalizzazione a fini politici, o peggio ancora della completa ignoranza della gestione della macchina amministrativa. Una tattica deprecabile utilizzata solo per screditare chi invece quotidianamente ci ha messo e ci mette la faccia. Una tattica utilizzata oggi anche da chi minaccia di rendere note carte e faldoni inesistenti, pensando di intimorire chi invece non ha alcuno scheletro nell'armadio. Voglio ricordare a questi soggetti che se sono stati commessi reati è obbligo di ogni cittadino, in particolar modo di chi svolge o ha svolto funzione di consigliere comunale, denunciare eventuali reati. Qui mi rivolgo agli organi competenti affinché sentano queste persone come soggetti informati dai fatti. Li portassero alla Procura della Repubblica i faldoni invece di fare i giullari. Noi intanto abbiamo pubblicato casellari giudiziari e carichi pendenti ancora prima dell'inizio di questa campagna elettorale. Sento parlare di dare nuovo slancio alle fondazioni. Penso alla Fondazione Festa dei Gigli, la festa che porto nel cuore. Sono nolana e me ne vanto. E non vorrei che lo slancio di cui parlano consiste nel ritornare indietro di 10 anni, con i soliti personaggi che intendono rimettere le mani sulla festa. Noi piuttosto ringraziamo chi in questi anni, oltre alla competenza e alla professionalità,